sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò. Gesù rispose: quello che io faccio, ora non lo capisci, lo capirai dopo. Simon Pietro gli disse: no, non mi laverai mai i piedi. Gesù rispose: se non ti laverò, non avrai parte. Simon Pietro gli disse: Signore, allora non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù soggiunse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto il mondo, e voi siete. Ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete morti. Sedette di nuovo, disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavare i piedi in più agli altri. Vi ho dato infatti un esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, vi dico, un
si guardarono gli uni agli altri, non sapendo di chi parlassero. Uno dei discepoli che Gesù amava si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e disse: chi è colui a cui si riferisce? Ed egli, reclinandosi così sul petto di Gesù, disse: Signore, chi è? E Gesù rispose: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Gesù quindi disse: quello che devi fare, fallo presto. Nessuno di commensali capì perché gli aveva detto questo. Prese il boccone e gli subito uscì ed era notte. Quando Giuda fu uscito, Gesù disse: figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, Gesù rispose: dove vado io, per ora tu non puoi seguirmi, mi sembra più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita. Gesù rispose: darai la tua vita per me. In verità ti dico, non canterò il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti. Io vado a prepararvi un posto. Poi tornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Non vi lascerò orfani. Ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono il Padre, e voi in me, e io in voi. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi.
Giuda, il traditore, conosceva il posto. Perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda, dunque, preso il distaccamento dei soldati, delle guardie tornate dai suoi sacerdoti e dai farisei, si ricordava con lanterne, torce ed armi. Conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Disse loro: Gesù, sono io. Vi era là con loro anche Giuda il traditore. Appena disse sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questa se ne vada. Perché si adempisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora San Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Gesù disse a Pietro: rimetti la spada nel fuoco. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato? Il distaccamento con il comandante e le guardie dei giudei afferrarono Gesù, lo legarono, lo condussero da Anna, suo cielo Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno. Intanto San Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto al sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile. Pietro invece si fermò fuori vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. La giovane portinaia disse a Pietro: forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo. E lui rispose: no, non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso il fuoco perché faceva
Il sommo sacerdote interruppe Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù rispose: io ho parlato a loro apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono. E non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Essi sanno cosa ho detto. Aveva appena detto questo che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi al sommo sacerdote. Gesù rispose: se ho parlato male, dimostrami dove vai, ma se ho parlato bene, perché mi preoccupi? Gesù, legato da Caifa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava a riscaldarsi. Gli dissero: non sei anche tu dei suoi discepoli? E negò. E disse: no, non lo sono. Condussero Gesù alla casa di Caifa nel pretorio, e era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Pilato disse loro: prendetelo voi, giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei risposero: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. E così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose: sono io forse giudeo? Gente, i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Gesù rispose: il mio re non è questo.
rispose: tu lo dici, io sono re. Per questo sono nato e per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la voce. Pilato gli disse: che cos'è la verità? Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io liberi uno? Passo. Volete dunque che io liberi il re dei giudei? Essi gridarono: non costui, Barabba! Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Il soldato, intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo, gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano: salve, re dei giudei. Noi gli davano schiaffi. Pilato intanto e disse loro: io ve lo conduco fuori perché sappiate
consegnato nelle tue mani ha un colpo. Da quel momento Pilato cercò di liberarlo, ma i giudei che gli danno: sei liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato. Fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato piuttosto in ebraico Gabbatà. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: crucifiggilo, crucifiggilo. Pilato disse: metterò in croce il vostro re. Presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cammino, detto in ebraico Golgota. Lo crocifisso e con lui altri due. Uno da una parte e uno dall'altra. Gesù nel mezzo. Pilato compose l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Pilato rispose: ciò che ho scritto, ho scritto. I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta in un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, tiriamo la sorte a chi tocca. E così si adempiva la
verso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cana. Gesù, vedendo la madre lì, accanto a lei,
Cristo ne dà testimonianza, e la sua testimonianza.